Salve, eccomi qui con un altro video tutorial per Silhouette Cameo, precisamente l'utensile per incidere. E, prima cosa, io mi devo mettere come larghezza il mio foglio di lamina che ho per incidere, che mi servirà per un album, ed è 150 x 100, quindi 15 cm per 10. Fatto questo, prendiamo lo strumento testo dalla barra e scriviamo la frase che vogliamo. Io in questo caso ho scritto una vita insieme. Io in realtà l'avevo già scritta con un altro PC che qui ora non ho. Comunque vediamo di mettere un font che si assomiglia. Fatto questo, lo cerco. Ecco, questo forse è quello che più ci si assomiglia. Ok, fatto questo, dobbiamo impostare il taglio e vediamo nella nuova palette, perché io ho aggiornato il software all'ultima versione, poi vi farò anche un piccolo video tutorial per questo. Quindi vado nella mia barra degli strumenti e seleziono per il taglio. Poi mi voglio mettere un'impostazione predefinita per questo tipo di utensile, quindi faccio clicco sul più, gli metto un nome, io in questo caso scrivo utensile o incisione, e io so che le volte successive ho già un'impostazione predefinita, non devo sempre tutte le volte rimodernare, rifare tutto. Quindi metto la pressione, mi raccomando, alla massima pressione il 10, perché deve incidere, e le altre impostazioni le lascio così come sono. Ok, ora andiamo nel taglio e diamo invio a Silhouette, quest'icona qui. Ora mi dice che non è collegata perché ci dobbiamo spostare nell'altra videata, e vi faccio vedere come inserire l'utensile e il taglio, e accendiamo la macchina. Bene, ora questo è il foglietto di metallo, quello che si trova nelle cartolerie, ed è alto, come ho detto, 15 x 10. Questo è l'utensile. Ora lo mettiamo nel porta lama, sblocchiamo, togliamo la lama e inseriamo l'utensile e riblocchiamo, ed ecco che la macchina è pronta. Accendiamo. Ora prendo anche il mio tappetino, eccolo qua, il tappeto da taglio. La attacco il mio foglietto, mi raccomando, deve essere ben posizionato e ben attaccato, perché altrimenti quando va a incidere si può spostare e viene tutto sfalsato. Vi consiglio di mettere qualche piccolo scotch, nastro adesivo, oppure anche un po' di biodesivo, in modo che sia ben fisso. Ecco, ora inseriamo il nostro tappetino col
foglietto da incidere e diamo il comando start, appunto per scrivere la frase, cioè scusate, per incidere la frase. Ora vedrete che la macchina parte, ecco qua. Ora lasciamo finire. E comunque nelle istruzioni si può incidere anche, come scritto, plastica, fogli particolari, poi non, che altro. Comunque nelle istruzioni, quando prendete l'utensile, vi è scritto, vi è fornito. Ecco qui, ora la mettiamo in luce per farvela vedere. Scusate, però qui si vede malissimo. Adesso vi faccio vedere da un'altra, con un'altra luce, vediamo se si riesce a vedere. Vedete? Forse qui si vede meglio così. Ecco, io spero di essere stata abbastanza chiara in questo piccolo video tutorial e ne farò un altro a breve. Per adesso vi saluto e alla prossima, ciao!